E ci siamo, nuova puntata di Facciamo finta che in questo momento 80.900 sono gli iscritti, che rimanga anche a postuma memoria. E per chi ci segue in diretta, questo sentiero di Atlantide va in onda il 31 marzo 2024 ed è Pasqua. Quindi buona Pasqua a tutti gli amici e le amiche sintonizzati insieme a noi. Quest'oggi insieme a noi abbiamo anche una sorpresa. Mi ha fatto piacere conoscerlo nello splendido evento in quel di Prato, la Toscana. Ha risposto presente con tanto calore e tanto affetto il nostro Tommaso insieme a noi questa sera, che è una scoperta del nostro Nicola Bizzi, padrone di casa insieme a noi, al quale do subito la parola dopo aver salutato anche fedelissimi veterani, abbonati e nuovi arrivati e arrivate sul canale. A te, Nicola. Vai, Nick. Allora, c'è un po' di eco, non so se lo sento solo io o se è un Io problema. no. Ecco, adesso pare che non ci sia. Il bello della diretta. No, c'è l'eco. L'eco da Gianluca. Allora, Nick, tu vai tranquillo, parla perché noi non lo sentiamo. Da casa va Ah, se tutto a voi non lo posto. sentite, a posto. Allora, buonasera a tutti e bentornati al sentiero di Atlantide. No, è fastidioso perché sento quello che ho detto 30 secondi prima. Allora, tu esci e rientra perché penso che sia la tua connessione. Così nel frattempo faccio io anche un intro, anche perché mi dicono tutto ok dalla regia, quindi probabilmente era semplicemente la connessione, oppure uno dei tanti problemi tecnici in quel di Nicola. Giovedì ce la siamo vista brutta, ma troveremo una soluzione. Dicevamo, in quel di Prato ci siamo conosciuti. A parlare di Orfeo, se anche titolato, oltre ad avere una collana bellissima, quel che mi ha Grazie. colpito di Prato è il tuo splendido bimbo, con una luce negli occhi particolari che hai chiamato proprio Orfeo. Allora, Orfeo. mentre aspettiamo il buon Nicola, chiedo a te come Orfeo ha segnato il tuo cammino al punto da dare il nome al tuo bimbo. Domanda giustissima. Nasce tutto da quando ho conosciuto mia moglie, ho iniziato a fare i miei viaggi per l'Europa, l'Europa dell'Est, precisamente mia moglie è per metà bulgara e per metà russa, San Pietroburgo, e inizio a esplorare, perché da tanto tempo ormai faccio dei viaggi dedicati sull'esplorazione del metabolismo sia in Europa che in America Latina. Da Tiwanaku, il Perù, quindi, la Bolivia, il Perù, insomma, tutta una serie di viaggi dedicati alla scoperta di i nostri veri antenati, poi fondamentalmente. E ritrovandomi in Bulgaria, soprattutto nel sud, Monti Rodopi, inizio a scoprire questi cammini stupendi, che erano dove poi venivano fatte delle vere e proprie processioni, appunto, in onore, dedicate a Orfeo e dedicate, tra le altre cose, anche alla Dea. Questo è un aspetto molto interessante, perché poi dopo vi farò vedere in alcune immagini che nei siti dove ci sono, le strutture, dove erano atte le strutture al culto di Orfeo, c'erano anche delle strutture megalitiche identiche ad esempio a quelle di Malta. Poi si ritrovano addirittura piccoli ornamenti casalinghi, ora li chiamo ornamenti ma non è proprio adeguato, che ricreavano addirittura lo stesso ambiente di questi, che poi sono camere di risonanza a tutti gli effetti, quindi, alcove a tutti gli effetti fatte in pietra, dove la risonanza al suo interno ha degli effetti sul corpo dell'essere umano incredibili. E l'associazione tra Orfeo e il culto della Dea è un qualcosa di stupendo.
perché si unisce, ora non vorrei andare oltre, ma è ritornato Rick, riesce ad unire di fatto quella che noi intendiamo come creazione. Quindi c'è stato un passaggio, un arco di tempo in cui noi camminavamo con i titani, vivevamo con i titani, dialogavamo, studiavamo con i titani, e Orfeo è stato il ponte di mezzo, ecco, l'uomo incarnato per portarci e per farci ricordare chi siamo, semplicemente con, nell'aspetto più esteriore, con la musica, che poi musica è suono, suono è anche colore. E su questo programma, insomma, credo ci conosciamo, se conosco bene tutta la vostra playlist, non vi insegno niente al riguardo. Però Orfeo, con la sua figura, che poi ha assunto tantissimi aspetti nell'arco della storia dell'umanità, nei millenni, se bisogna essere precisi, perché è un culto antichissimo, il quale appunto è riuscito a ricordare all'essere umano che cos'è la realtà. E questo, insomma, mi sono preposto anche un bel viaggio, bello, importante, che spero stasera di poterlo approfondire abbastanza, poi se ci sarà la possibilità, forse ci ritroveremo ancora. Semplicemente perché l'aspetto fondamentale di Orfeo è Orfeo sciamano, Orfeo mago, tutti gli effetti, è un uomo atto a portarti non di là, come può accadere nello sciamanesimo, accade nello sciamanesimo la caduta, ad esempio, all'interno del cavo, del tronco, della grotta, nell'inframondo, ma bensì, che poi lo fa anche con Euridice, e quindi lui va giù dentro l'antro, negli inferi, per riprendersela. Ma la parte più importante è che lui, con il suono, che è ciò che ci compone poi fondamentalmente, l'atto magico per eccellenza, riesce a spiegare, se si sa ascoltare, quello che è la realtà. Appunto, ora qui poi mi fermo perché inizia a essere un pochino più ampio il discorso e non vorrei saturare troppo. No, più che altro vorrei tornare da Nicola per l'introduzione, che adesso ce l'abbiamo e lo sentiamo bene. Buonasera di nuovo, scusate, per prima c'erano dei problemi di eco, perché Google, io sto trasmettendo da una nuova postazione, mi ci devo ancora abituare, e Google Chrome cosa faceva? Mentre stavamo trasmettendo, ha deciso di trasmettere in simultanea il video, però con 30 secondi di ritardo. Allora l'eco dipendeva da Google Chrome. Risolto il problema, intanto ringrazio l'amico Tommaso per essere intervenuto stasera. Con Tommaso ci conosciamo da un paio d'anni, ma devo dire che è un ricercatore veramente straordinario. Tommaso fa parte del centro di studi Leusini Siderata 8, che io presiedo a Firenze, e con lui si fanno delle chiacchierate veramente interminabili, perché ci intendiamo su tanti temi, abbiamo molti interessi comuni, e era da tempo che si parlava di proponevo di fare una trasmissione, e stasera finalmente l'abbiamo con noi. Orfeo. Io intanto invito i nostri ascoltatori ad andare a rivedere le puntate che qui al Sentiero di Atlantide, su Facciamo Finta Che, abbiamo dedicato ad Orfeo, che se non sbaglio sono state tre, una un anno fa e due più di recente. E la puntata di stasera vuole essere non solo un coronamento dell'argomento, ma vuole essere anche un viaggio. E da qui il titolo, Il cammino di Orfeo, perché stasera parleremo di luoghi, parleremo di siti, parleremo anche di viaggi sciamanici, parleremo anche di geografia sacra, perché, come dicevo nell'ultima puntata che abbiamo dedicato ad Orfeo e all'orfismo, l'orfismo nasce nell'alveo di quella grande base culturale, potremmo dire, che derivava dall'impero minoico cretese, una cultura
fondata sul matriarcato, sul culto degli antichi dei titani, sulle nostre più recondite radici. Ed era una cultura comune che abbracciava tutte le popolazioni dell'Egeo, delle coste dell'Anatolia e della Tracia. La Tracia è misconosciuta in Occidente, questa è una lacuna incredibile. La Tracia corrisponde sostanzialmente all'odierna Bulgaria. La Tracia ha avuto una cultura plurimillenaria, straordinaria, molto affine a quella etrusca. Fra l'altro i Traci combatterono a fianco dei Troiani nella guerra di Troia, questo è documentato, e ci hanno lasciato delle testimonianze archeologiche uniche, inimitabili. E c'è una grandissima corrispondenza fra la cultura tracia e quella etrusca, anche nello stile dell'oreficeria, anche nell'arte, ma soprattutto nella cultura, nella religione, nello spirito. E l'orfismo, come abbiamo già detto, affonda le proprie radici nell'antica cultura sciamanica tracia. Era una cultura in cui gli dèi erano più vicini all'uomo e l'uomo era più vicino agli dèi. E Tommaso frequenta molto quei luoghi, luoghi che anche a me sono particolarmente cari, perché io sono stato tanto in Bulgaria, ho vissuto anche in Bulgaria negli anni 90 e ho avuto modo anch'io direttamente di vedere e visitare tanti siti traci. Ma le radici del fenomeno orfico si trovano lì. Per quanto l'orfismo sia nato sostanzialmente in Macedonia, nel nord della Grecia, e per quanto sia stato fondato effettivamente da Linos, che fu il maestro di Orfeo, ma le radici più antiche, le radici più recondite del fenomeno nascono dall'alveo culturale della Tracia. Per cui io ripasserei la parola a Tommaso per entrare nel vivo dell'argomento. Grazie. Allora, per partire anche da un punto geografico ben preciso di ragionamento, dobbiamo capire qual è il punto preposto dove tutto, meno male, si è dislocato nell'arco dei millenni, neanche dei secoli, perché qui si parla di millenni. Come diceva giustamente Nicola, si parte da quelli che poi sono i rodopi, quindi oggi sono il confine tra Grecia, Turchia e Macedonia. È una catena montuosa. Il punto dove mi piacerebbe poi iniziare proprio questo racconto, poi se Mesbet ci passerà una foto al riguardo, è una foto dove c'è una montagna tagliata a piramide con delle nicchie di origine megalitica, che si chiama Tatul, il sito, il quale la leggenda, il mito, per me la storia, vuole che fu sepolto sull'apice di questa piramide il corpo di Orfeo. C'è chi dice la testa solamente, io sostengo ad esempio tutto il corpo, perché c'è di fatto, quando vedremo la foto, un sarcofago a tutti gli effetti, dove addirittura sotto c'è una fonte, ormai che non funziona più, dove poi ho fatto tutta una serie di esperimenti, vi dico anche di che tipo, viaggi a tutti gli effetti sciamanici con delle persone che sono venute con me tempo addietro, dove abbiamo fatto effettivamente dei viaggi molto interessanti senza spostarsi più di tanto. A riguardo proprio dei luoghi geografici, sono dei punti che hanno un'energia dal sottosuolo dove a tutt'oggi le persone vanno a curarsi. Ce ne sono svariati in Bulgaria, come ce ne sono anche svariati nella parte della Romania, poi andando salendo su per il Mar Nero, un po' anche su tutte le coste. Cosa rappresentano in realtà? Ad esempio, nel caso di Tatul, l'aspetto interessante, sì, questa è mia moglie, stavamo facendo un esperimento molto interessante, io in quel caso lì stavo suonando dei sonagli costruiti da me, fatti con delle zucche, dei ceci all'interno e del grano, per la precisione. Se volete ve li faccio vedere, me li sono portati dietro. Posso? Prego, prego, mentre tu li... Eccoli qua. Questi sono, scusate, devo inquadrare la telecamera. Questi sono con ceci. Questi sono con fagioli. E questi
questo qua, campanelli e fagioli. Non so se si sente, spero di sì. E infatti, guarda, se vuoi, poi ci spieghi anche l'esperimento. Di abbiamo tutta una serie di foto che le passiamo e tu ce le vai anche sì, a... Sì, le commento, via via. Allora, l'aspetto fondamentale da capire quando si fanno questa sorta, io li chiamo esperimenti, ma in realtà sono viaggi sciamanici a tutti gli effetti, è capire come entrare in risonanza con il luogo. È un aspetto sensibile importantissimo, perché è un po' come dire vestirsi col frac e andare a un concerto heavy metal, non funziona proprio tanto bene. Bisogna entrare un attimino nel mood cerebrale, anche come onde cerebrali, come predisposizione interna, ad affrontare innanzitutto se stessi e poi subito dopo accettare ciò che arriva. Ecco, questi sono aspetti che chi ha fatto un cerchio sciamanico credo conosca abbastanza bene. E non voglio soffermarmi più di tanto, ma voglio entrare più sull'aspetto tecnico dei materiali, ad esempio, adoperati in questi luoghi. Riguardo un cerchio fatto in quel luogo là, a Tatul, l'aspetto fondamentale, quindi un luogo di partenza di una processione orfica, perché da lì partiva poi una processione lungo una tagliata che porta poi fino a Perpericon, che loro facevano in giornata, e sono circa 35 km di cammino, quindi sono abbastanza interessanti. E parlando appunto di entrare in risonanza con quello che è tutta la storia di quel luogo, quindi te attingi a tutte quelle informazioni, ti cali, ti immergi in tutta quella storia che c'è, ce n'è tantissima. Vi faccio un esempio, quella foto che avete visto prima, dove c'è una, poi ce ne sono anche altre, dove si vede un po' meglio la piramide. Sì. Vediamo. Mentre tu parli, sotto, ne facciamo sì, scorrere un po'. È in forma piramidale, è disposta dove ci sono i piedi di mia moglie, è il sud, ecco, qui si vede molto bene. Faccio presente che questa struttura, i traci, l'hanno circondata con un tempio a sua volta, non hanno osato toccarla. Era un posto di una sacralità immensa. Ed è disposta nord-sud, quella nicchia che si vede in questa foto qui, quella fatta a semiluna, a semicerchio, questa è sempre mia moglie, bravissimo, questa qua, all'interno lì c'era dell'acqua, ogni tanto ritorna quando ci sono delle piogge, ma in realtà ci doveva essere una sorgente, quindi collegamento acqua, suono, energia, un po' come quando Nicola parlava delle piramidi di Visoko, ha una componente fondamentale, perché poi dopo vedremo anche altre foto. Questo luogo è al crocevia con Turchia, Grecia e Macedonia, e siamo in Bulgaria. Partivano da questo punto e iniziavano a camminare proprio dove si continuava la foto, dove si vedeva l'orizzonte dietro, e arrivavano a Perpericon. Scalzi, generalmente, perché era un cammino che portava alla purificazione e non alla denigrazione dell'essere umano, assolutamente. Scalzi perché c'è un contatto profondo con la terra, e suonando strumenti ricavati con materiali totalmente vegetali, o in alcuni casi venivano adoperati dei metalli come dei sonagli, che poi sono stati ripresi in tutta una tradizione di tutte quelle terre della Bulgaria, insomma terre trace, poi scendendo giù in Grecia, le isole, arrivando fino alla Turchia e non solo. Questo aspetto è fondamentale perché ti porta alla radice di ciò che noi siamo, perché noi siamo figli della Dea, quindi figli della Terra, ma abbiamo anche una componente che potrebbe essere definita squisitamente celeste. E Orfeo unisce col suono semplicemente quattro note, il collegamento fra materia e anima, anima e materia. Ti porta di là
perché il sonaglio crea una cacofonia all'interno della nostra mente, che ci mente costantemente tutti i giorni, perché è quello strumento che ci fa, dovrebbe farci leggere la realtà, però bisogna vedere come è settato. Infatti Orfeo ci fa ricordare di qual è la nostra matrice iniziale e ci porta in uno stato d'animo che, ad esempio, so che c'è Cogerino che fa dei trekking spirituali, conosco il metodo, che è un metodo bellissimo, tra le altre cose, perché ci riporta alla nostra matrice. Di fatto, cosa accade? Ad esempio, dove termina il cammino da Tatul a Perpericon, che poi vedremo dopo delle foto, premetto, faccio una digressione storica, Perpericon è stata riscoperta nel 2012 dal professor Kitov, seguendo, calcando un po' le orme di Schliemann, lui ha preso miti traci e ha detto bene, passerò da Bischero, come si dice a Firenze, però io voglio trovare questa città, che pensate è stata abitata fino al Medioevo, però poi se ne è perse totalmente le tracce. E cosa accade? Accade che effettivamente il professor Kitov riscopre Perpericon. Poi a riguardo del professore poi c'è da fare anche degli appunti molto interessanti, perché fu lui negli anni 60 a venire in Italia con reperti alla mano, tra le altre cose quella tavoletta, che poi non è una tavoletta ma è un libercolo d'oro che c'è, che ha fatto vedere Nicola in trasmissione l'altra volta, che è al Museo di Storia di Sofia, che è scritto in etrusco. E venne in Italia e disse, signori, iniziamo a lavorare insieme perché c'è la necessità di capire a fondo la problematica, riuscire a creare un compendio storico abbastanza grosso che comprende tutta una serie di civiltà che sono esistite in un determinato periodo storico, che è antecristo in questo caso, prove alla mano, addirittura anche con dei bronzi, molto interessanti, ad esempio c'è un busto interessantissimo di Seote III, e cosa fece? Arrivò in Italia, è durato pochissimo, come un gattino sulla tangenziale, in sostanza, perdonatemi, perché è stato rispedito in Bulgaria nel giro di mezza giornata, perché le sue affermazioni, ma non tanto le affermazioni, le prove storiche che portava erano no scomode, peggio, perché lui sosteneva che i traci, i sardi e i daci, bene, sono la solita società. Questo è interessante, va capito molto bene. E non c'è stato solo lui che ha capito tutto ciò, c'è stato anche un altro grande ricercatore antropologo che è vissuto nell'Ottocento e poi è morto a Firenze, che è Leland, che qualcuno forse lo conosce perché ha scritto il Vangelo delle streghe, nome un po' particolare, però lavoro interessante. E Leland scopre, tra altre cose anche Fraser lo scopre nel Ramo d'Oro, se ci sa la pazienza di leggerlo e di studiarlo in modo approfondito si capisce, lui trova questa linea rossa che era ancora nella memoria degli abitanti, ad esempio, della Toscana, dell'Appennino tosco-romagnolo per la precisione, del nome della dea, Erodiade, in questo caso, Diana. E ritrova il solito nome fra gli zingari che vivevano nella Romania del tempo, i gitani che abitavano appunto anche nella Bulgaria e addirittura anche in Spagna, se bisogna essere precisi, perché c'è questa linea rossa continua. E continua, guarda caso, poi dove si... io ne sono convinto, ma si suppone ci sia stata questa migrazione atlantidea, che è molto interessante, perché poi ritroviamo gruppi sanguigni, insomma, queste cose credo, non sto a dirle ora, poi domani approfondiremo più avanti. Questi fattori li voglio essere preciso a riguardo del professor Kitov, perché è stato per me un luminare, non sono riuscito a conoscerlo perché è deceduto l'anno prima che andassi là in Bulgaria, però lui appunto riscoprendo, tornando a Perpericon, scoprendo questa città incredibile, perché poi dopo i primi scavi iniziarono a soprannominarla la Machu Picchu d'Europa. E questa è una roba incredibile, pazzesca,
perché vi posso garantire, ci sono le foto, insomma, sono stati fatti anche altri scavi, poi dal 2012 ad oggi, interessantissimi, dove sono stati ritrovati dei templi dedicati alla Dea Madre, costruiti con blocchi megalitici immensi, dove addirittura c'è il trono dello Ierofante, Orfico, perché era Orfico, dove andò addirittura Alessandro, il Macedone, da bambino, fu portato lì dalla madre, per fargli fare vaticini, per quello che poi avrebbe intrapreso. E da lì che gli fu predetto che sarebbe diventato il re del mondo. Però fu tutto rilegato nel mito e in quelle nebbie terribili costruite dietro le cattedre universitarie, purtroppo. Perché purtroppo ci ritroviamo. Filippo II, il padre di Alessandro e la moglie, loro erano iniziati ai riti di Samotracia. Sì. E secondo una cronaca contemporanea, loro si sarebbero conosciuti proprio sull'isola di Samotracia durante la celebrazione dei Sacri Misteri. E sì, il culto misterico di Samotracia è molto affine a quello eleusino, a quello orfico, anche quello è un culto antichissimo, che affonda nella stessa matrice culturale. Sì, sono pienamente d'accordo. Un altro aspetto interessante, non molto conosciuto, riguardante la famiglia di Alessandro, c'è il tumulo della famiglia di Alessandro in Macedonia. È un petroglifo a tutti gli effetti, quindi c'è un tumulo, di fatto, dove sopra è stato fatto un petroglifo, un po' come quello che si trova a Nazca, so se rendo l'idea. E questo petroglifo rappresenta la costellazione del Pegaso. Ora io citerò un altro ricercatore italiano, un professore, tra le altre cose, che ha fatto anche pubblicazioni. È stato rammentato anche nella scorsa puntata vostra riguardante le piramidi di Visoko, che è il professor De Bertolis, il quale ha fatto delle registrazioni, lui al riguardo, sopra il tumulo. Non gli è stato concesso scavare dalle autorità macedoni, ma ha fatto delle registrazioni archeoacustiche, perché lui si occupa di questo. Ed è molto interessante il suono che esce, ma non solo da lì, escono dei suoni abbastanza interessanti da svariati siti megalitici sparpagliati un po' in tutta Europa. Ora, in altri continenti non lo so perché non sono stati fatti degli studi approfonditi al riguardo, ma nel caso specifico, nel tumulo della famiglia di Alessandro, esce, detta dal De Bertolis, una frequenza che è molto simile a quella di un trasponder acceso. La butto lì, la tocco piano, ecco, questi termini. Poi si potrà approfondire questo aspetto, ora però non credo ora, perché sennò si divaga un po' troppo. Però arrivando a questo cammino, appunto, questa processione che veniva fatta da tempi in memori, perché da tempi in memori veniva fatta da Tatul per arrivare fino a Perpericon, che poi Perpericon si affaccia su una vallata incredibile che gli abitanti del luogo la chiamano la Vallata dei Titani, dove lì è stata combattuta l'ultima battaglia tra Tifone e Zeus, se non ero, giusto Nicola? Ho detto bene? Beh. Sì. Ecco, guarda, andiamo un attimo da Nicola per un commento fin qua, così rispieghiamo poi anche le diversità, i titani, le divinità, gli dèi, io l'andrei a spiegare anche con sì. Nicola. Abbiamo dedicato tante puntate all'argomento, ma non se ne parla mai abbastanza. L'antica cultura europea aveva delle linee guida comuni, potremmo dire, aveva un retroterra comune. Sia che si parli dell'antica cultura megalitica che sorgeva dalle coste dell'Atlantico, dalle isole britanniche, penisola iberica, Marocco, fino poi ad arrivare a Malta, la Sicilia, la Sardegna, fino alla cultura egea, fino alla cultura anatolica, fino alla cultura balcanica, tracia, illirica. C'è una matrice culturale comune che era fondata sul matriarcato e sul culto degli antichi dei titani. Chi sono i titani? I titani sono, secondo la tradizione greca, quelle divinità che crearono l'umanità. L'umanità sarebbe figlia di Giappeto,
non solo del titano Giapeto, ma in particolare dei suoi quattro figli, Atlante, Menezio, Prometeo ed Epimeteo, che avrebbero creato l'umanità a loro immagine e somiglianza. Secondo la tradizione, e questo ce lo spiega molto bene Esiodo nella sua Teogonia, la Teogonia è un testo importantissimo per capire la mitologia greca, fra l'altro è un testo rivelato perché Esiodo, secondo la tradizione, la ricevette dalle muse. Possiamo considerare, almeno io la considero personalmente, la Teogonia un testo rivelato al pari della Bibbia, del Corano, della Vesta e di pochi altri. E Esiodo ci spiega molto bene quella che è stata la Titanomachia, questa epica guerra, realmente combattuta sostanzialmente, fra antichi dei e nuovi dei, cosiddetti nuovi dei che usurparono il potere dei vecchi, vincendoli in una guerra devastante che sarebbe durata anni, che avrebbe coinvolto non soltanto il nostro mondo, ma sarebbe stata una guerra di portata cosmica. E i titani sconfitti sarebbero stati costretti ad abbandonare questo mondo. Molti di loro, secondo la tradizione, sono stati relegati in catene nel Tartaro. Non chiedetemi cos'è il Tartaro, perché in realtà pochi lo sanno. Il Tartaro forse è una dimensione parallela, forse è un varco spazio-temporale, non lo sappiamo con certezza. Sappiamo solo che è molto profondo, che un'incudine, come ci diceva Erodoto, se la lasciamo in caduta libera, impiega circa 9 giorni per raggiungere il fondo del Tartaro. Quindi potete immaginare quanto possa essere profondo. Quindi molti titani sono stati relegati in catene nel Tartaro, ma molti sono rimasti liberi. Molti se ne sono dovuti andare, molti sono rimasti qui, come Demetra, la figlia Core e tanti altri. E l'Egeo è la culla di questo culto, insieme alla Sicilia. Ma questa cultura era una cultura comune all'Illiria, alla zona dei Balcani, alla Grecia continentale, alla Grecia insulare, naturalmente Creta, perché il fulcro era la civiltà minoica cretese, che aveva ereditato direttamente questo grande patrimonio culturale e religioso. Una cultura quindi che poi ritroviamo in tutti i popoli venuti dopo l'impero minoico cretese e dal quale avevano ereditato tutta questa tradizione. Quindi traci, etruschi, troiani. La cultura troiana, anche questa era molto affine a quella tracia, infatti c'era un'alleanza, come dicevo all'inizio della puntata, c'è la prova che alcune tribù trace hanno combattuto al fianco dei troiani la guerra di Troia. Tutto questo contro una nuova cultura, una cultura patriarcale, proveniente dall'Oriente, non autoctona, proveniente dal nord, dall'attuale Ucraina, potremmo dire, e popolazioni che erano migrate portandosi dietro il culto dei nuovi dei. E da lì una grande guerra civile che sconvolse di fatto la Grecia, una guerra anche religiosa, che vide l'usurpazione dei grandi santuari, la distruzione dei templi, l'imposizione di un nuovo culto, un culto sanguinario, un culto guerriero. Un attimo, non c'è pace, lo sappiamo. No, guarda, Nicola, se vuoi dargli le forbici, sì, così. Sì. No, mi spiace che ha bisogno di queste forbici. Chi siamo noi per negargliele? Così torniamo sull'argomento dei titani. Adesso drammatizziamo, ovviamente. Però no, è importante, siamo anche papà, le scuole sono chiuse, sì. Le povere stelle qualcosa devono pur fare. Anche perché questo passo sui titani e le divinità, sulla titanomachia, sul dove siano andati, ho visto anche in chat, ma provate a pensare a tutti i racconti, gli anime, i film, in cui in questa prigione dimensione, questa realtà dimensione, questo arco in realtà compare, e proviamo a pensare quanto risuoni di attualità questo cambio di guardia alla fine di un ciclo tra qualcuno che va via e qualcuno che usurpa. Quindi va via perché? Perché perde una guerra, viene rilegato in basso o cacciato in alto e se ne vanno. Provate a pensare, è veramente un fattore comune
a tantissime mitologie che noi, facendo finta che, proviamo ad analizzare prendendole per cronache, per vere. Scusa Nicola. A riguardo, posso? A riguardo di questo fattore di switch di guerre, ho analizzato un sito in particolare, l'ho analizzato in senso lato perché ora si trova sotto 35 metri d'acqua in un lago artificiale nel centro della Bulgaria. Però c'era una città molto interessante lì, che fu addirittura scavata dal nonno di mia moglie durante la costruzione della diga, dove fu ritrovato appunto il busto, anzi non proprio il busto, i frammenti di questa statua in bronzo che rappresentava Seute III. Un bronzo, tra le altre cose, di una fattura incredibile perché uguale ai bronzi etruschi, famosissimi in antichità in tutto il Mediterraneo. Altro collegamento interessante da fare, come la granulazione dell'oro. Poi, volendo, anche lì ci sono delle immagini, avevo già mandato a Nicola riguardo di alcuni gioielli. L'aspetto interessante della distruzione di questa città, ad esempio, è che non è stata razziata, è stata distrutta, cancellata. La statua del suo reggente, fatta a pezzi e seminata ai quattro angoli della città. Questa è dannazio memoria. Vuol dire, sono state ritrovate una discretissima quantità di oro all'interno degli scavi per questa città. Quindi vuol dire che chi l'ha distrutta non si è assolutamente curato di saccheggiarla, perché non era nel suo interesse avere dell'oro, ma era cancellare la memoria di quell'uomo e di quel popolo. Questo è stato fatto salendo poco più in su, sulle rive del Danubio. C'è stata una grande ricercatrice, Maria Gimbutas, che ha scritto molto al riguardo, sulla società del Danubio, appunto, dove lei, con gli scavi che ha fatto, ritrovò innanzitutto trovò dei villaggi molto interessanti, perché non esistevano case più grandi e più piccole, ma bensì tutte abitazioni della solita misura, quindi c'è una grande matrice sociale profonda di uguaglianza. Era una società gilanica, poi a tutti gli effetti, culto della dea, e addirittura arrivò a scoprire che fusi all'interno di questi villaggi c'erano i villaggi dei Neanderthal, cioè vivevano tutti insieme. Poi corrono gli anni, centinaia di anni, e vengono anche ritrovati, faccio un ragionamento di sostrati geologici, scusatemi, ragiono in questi termini un po' tecnici, scavando, poi arriva a un certo punto, c'è un collasso di questa società, perché vengono ritrovate delle sepolture sommarie, vorrei adoperare termini insomma sensibili, fosse comuni a tutti gli effetti, dove ci sono all'interno i Sapiens, i Neanderthal, con i crani fracassati da queste asce fatte in pietra, riconducibili ai Kurgani, che da dove discendevano, come diceva Nicola, appunto, da quella è oggi l'odierna Ucraina. Ora, se mi permettete, faccio una piccola digressione filosofica, in questo caso, storia. Non è un caso se sta accadendo quello che sta accadendo oggi in quel posto lì, proprio in questo momento qui, perché c'è un ritorno nella coscienza degli esseri umani della propria matrice. Cioè, è una ribellione, a parte una guerra non finita, la seconda guerra mondiale non è finita, ora, però non voglio entrare in questa diatriba. Però è tutto legato a un ciclo processionale che ritorna, ed è un ritorno alla dea. Perché dove ci guardiamo intorno, vediamo la follia che vediamo all'interno della nostra società, e vediamo che c'è un gruppo che si distacca perché dentro di sé sente che è una follia di fatto, e può riconoscere solo la famiglia come tale, composta da un individuo femminile, generatore, generatrice, e il maschile che l'accompagna, sta al suo fianco. Era questa la società gilanica. Cioè, si riconoscevano i figli da parte di madre, non da parte di padre. Il padre non era importante. L'importante è il gene della madre.
come la cultura ebraica. Nicola, vengo da te, ti chiedo scusa, ma prima infatti ti avevamo interrotto, ma se vuoi riprendi pure da dove avevi lasciato. Sì, l'esempio che ha fatto Tommaso di questo sito, di questa città distrutta, non saccheggiata, devastata, in una maniera più o meno simile a quello che avvenne con l'invasione dei cosiddetti popoli del mare attorno al 1200 avanti Cristo. Attorno alla metà del XIII secolo avanti Cristo, decine di città in tutto il Mediterraneo, soprattutto nel Mediterraneo orientale, vennero distrutte, mai più ricostruite, incendiate, non saccheggiate, distrutte. E allo stesso modo in Grecia, successivamente alla caduta della civiltà minoica, dovuta sostanzialmente il declino della civiltà minoica iniziò con l'eruzione del vulcano Santorini. La civiltà minoica non si riprese più perché Creta venne devastata e ci fu la perdita della flotta. Era una talassocrazia, quella minoica controllava tutta la Grecia continentale, tutto l'Egeo, tutte le coste anatoliche, e aveva porti ed empori la civiltà minoica ovunque, dalla Siria all'Egitto fino alla Sardegna, fino alla penisola iberica. E questa civiltà declinò e tutti i suoi avamposti culturali, oltre che politici, vennero attaccati da questa civiltà che le subentrò, quella che noi conosciamo nei libri di scuola, nei testi universitari come la civiltà micenea. In realtà è un nome che non dice niente. E questa civiltà viene chiamata micenea dal sito di Micene, ma Micene ha un'architettura minoica. Chi erano quindi i cosiddetti micenei? Possiamo definirli pregreci, ma in realtà erano popolazioni bionde, popolazioni non mediterranee, di diversa stirpe, di diversa provenienza, ma in buona parte provenienti dall'odierna Ucraina, popolazioni che erano calate nella penisola balcanica e in Grecia fino dal 1700-1800 avanti Cristo. Inizialmente in seguito a migrazioni dovute forse a crisi climatiche, dovute a ricerca di nuove terre fertili, chissà, varie ragioni. Poi questi popoli, queste tribù, queste stirpi si confederarono di fatto con la civiltà minoica in quel periodo che viene chiamato elladico nelle tabelle cronologiche degli archeologi. Perché elladico? Per non dire minoico, perché dicono minoico esclusivamente in relazione a Creta, mentre per la Grecia continentale lo chiamano periodo elladico, ma va esattamente a corrispondere con il minoico. Perché è minoico? Ma venuto meno il potere centrale minoico, queste tribù, che avevano acquisito tutto dalla civiltà minoica, l'architettura, l'orificeria, le tecniche anche amministrative, tutto tranne la religione, perché loro mantenevano il loro culto, mantenevano la loro indole patriarcale, la loro indole guerriera, è venuto meno il potere centrale minoico, loro iniziarono a spadroneggiare e a prendere il potere in tutta l'area della Grecia continentale e poi successivamente anche nelle isole dell'Egeo. E da lì ci fu la guerra di Troia. Perché la civiltà troiana fu l'ultimo vero avamposto della civiltà minoica, del matriarcato, del culto della dea. E questi nuovi popoli, che possiamo definire pregreci, erano portatori del patriarcato ed erano portatori del culto dei nuovi dei usurpatori. Ma se l'umanità è figlia degli antichi dei, figlia dei titani, i nuovi dei che si sono sostituiti ai titani nel potere dopo averli sconfitti, hanno tutto l'interesse a non far conoscere all'umanità le proprie radici, le proprie origini e anche le proprie potenzialità, perché la devono tenere asservita. Bravissimo. Io ho detto che Zeus non esiste, che Zeus è una maschera, Zeus è il mago di Oz. Avete presente il film, no? Il mago di Oz, o la storia? Il potente mago con questa voce tenebrosa, in realtà era un ometto piccolo piccolo che dietro un paravento dava l'illusione di essere chissà chi. E gli olimpici non esistono, sono un'armata brancaleone
sono lì per giustificare un nuovo potere e per nascondere ben altro. Quindi da qui la necessità di ritornare alle origini, di riscoprire il culto della Dea, perché ce l'abbiamo nel DNA. E anche da qui la necessità di riscoprire certi siti che si connettono con le nostre radici culturali. E io veramente invito a visitare la Bulgaria, non soltanto la Bulgaria. Ci sono dei siti archeologici meravigliosi in Albania, nella Grecia del Nord, nella Tessaglia, in Macedonia, in Bulgaria, anche in Romania. Guarda, ne approfitto, poi magari le domande le vediamo alla fine, ma visto che hai citato anche l'Albania, ti voglio leggere questo messaggio di Shima Studio. Se chiedo quindi a voi se sapete che i nomi degli antichi dei greci sono spiegati nel dettaglio soprattutto con la lingua albanese, anzi ci scrivono solo con la lingua albanese. Allora, sto affrontando la questione. Io conosco molte lingue di quest'area, però non ho mai studiato la lingua albanese. La capisco vagamente, ma non l'ho mai approfondita. Io parlo serbo-croato, parlo macedone, parlo bulgaro, ma l'albanese purtroppo non lo parlo. Ma parlando con diversi amici albanesi, mi sono reso conto che la lingua albanese, le lingue albanesi, perché in realtà ci sono vari dialetti, due fondamentali, hanno un'origine antichissima, sono sostanzialmente derivate dall'antica lingua illirica, che è una lingua, una delle prime lingue del Mediterraneo. E effettivamente nella lingua albanese possiamo trovare la radice di tanti termini storici della cultura greca e anche tanti nomi di dei. Per esempio, il tempo fa, non so se è la stessa ascoltatrice che mi ha mandato il messaggio, ma tempo fa mi hanno interpretato in maniera veramente magistrale il significato del nome della dea Afrodite, sulla base proprio della lingua albanese. È un tema che mi propongo di approfondire perché purtroppo non ho competenze linguistiche in materia, ma si è sempre in tempo ad imparare. E chiediamo aiuto magari a qualche amico albanese che ci segue dall'Albania, e so che sono tanti perché di solito mi sono arrivati diversi saluti anche dall'Albania, diversi messaggi. Se vi va, ci date poi qualche elemento per approfondire, volentieri potrebbe essere spunto per una nuova puntata insieme. Vai Tommaso. Posso? Grazie. A riguardo della sostituzione, soprattutto nelle caste regnanti, con questi signori biondi dagli occhi azzurri, ce n'è traccia anche tra gli Etruschi. Nelle sepolture nella zona della Bassa Etruria, nella loro plastica delle sepolture, c'è uno switch a un certo punto, dove si vedono appunto le caste regnanti. C'è stato scritto anche un libro a riguardo, molto interessante, di Giulio Lenzi. Ricordi, Nicola? Te l'ho regalato. Sì. Che fa questo studio, lui addirittura nel 45, non c'era la guerra ancora, e dove lui riporta appunto, che con prove fotografiche abbastanza lampanti, poi basta andarci per vedere, rendersene conto, dove c'è la casta regnante che è bionda con gli occhi azzurri, anche parecchio alta, con una carnagione molto chiara, e il popolo che è di origine squisitamente semitica, in questo caso quindi una pelle olivastra, un naso anche abbastanza pronunciato, mori. Ora qui si potrebbero aprire tante discussioni che non mi sembra il caso in questo momento di prendere, perché sennò ci censurano. Però vedasi la seconda guerra mondiale, ecco. Bravissimo. Però no, ora volevo mantenermi più sull'Orfeo sciamano, ecco. Perché se vabbè, però abbiamo fatto una giusta digressione, purtroppo il tempo è sempre tiranno, perché quando si parla di questi argomenti servirebbero serate intere, non scherzo, Nicola, infatti spesso ci siamo trovati per cena e si è finito alle 2 di notte, perché non si finisce mai, si tira sempre fuori nuove parti, nuovi argomenti, nuove prove soprattutto e nuovi testi. Infatti l'aspetto interessante di quello che è il suono, e la creazione attraverso il suono, noi la ritroviamo oggi per informare l'acqua, la ritroviamo oggi per creare uno stato emotivo che va dalla gioia, come faceva Orfeo, a uno stato di sonno, uno stato di angoscia.
in realtà lo usavano anche gli antichi, basta andare ad Alatri, dove c'è all'interno della chiesa di San Silvano, sì, San Silvano. Hanno avuto anche poco la fantasia a cambiare il nome, perché Silvano è re del bosco, quindi giusto, pochissima fantasia. Dove però all'interno, notoriamente, c'era sicuramente un tempio, ora c'è una chiesa, e all'interno di questa chiesa ci sono delle manifestazioni elettromagnetiche, che so anche quelle sono state misurate anche dal professor De Bertolis, ma invito chiunque ad andare, perché lo sente con il proprio corpo. Che cosa accade? Come si sente con il proprio corpo quando si va all'interno di siti megalitici e si inizia ad avere degli stati di pace? E addirittura, come ad esempio accade anche a Perpericon, ma come è successo anche a Tatul, quando si inizia a suonare anche il tamburo sciamanico, la roccia risponde. La roccia entra in risonanza con gli esseri umani che sono là sopra. Guardate, ve lo racconto, ho i brividi sui bracci, la pelle d'oca, perché sono esperienze che vanno vissute di persona. Raccontarle è poco, perché non rende fino in fondo, perché c'è il filtro della propria personalità quando ci si porta all'interno di questi stati d'animo. Ma quello che appunto volevo portare dell'orfismo, degli albori, è un fattore importantissimo che va capito molto bene. Lo sciamanesimo che veniva praticato all'epoca non è assolutamente lo sciamanesimo di oggi occidentale. Io questo lo sottolineo perché purtroppo la New Age al riguardo ha fatto un porcaio che è indescrivibile e io ho anni che combatto al riguardo. Ho amiche sciamane che si incazzano con me quando gli dico certe cose perché mi bacchettano e mi dicono: no, ma queste cose, queste ritualità in Occidente non si possono più fare. Ecco, qui abbiamo già capito che non state facendo sciamanesimo, ma vi state castrando con le vostre mani. Perché fondamentalmente? Perché lo sciamanesimo era e è tuttora, se lo si pratica in modo adeguato, la forma di spiritualità più vera che un essere umano possa avere nei propri confronti e nei confronti della creazione, perché siamo noi e il cosmo. Poi possiamo trovare degli aiutanti, che sono degli animali guida, possono esserci delle piante che ci aiutano in questo viaggio, ma siamo noi e solo noi ci rende responsabili. Non possiamo delegare. Questo aspetto è fondamentale per me perché tutto ciò che è venuto dopo, qui signore chiamato Yoshua, Gesù, è stato invece, grazie a Paolo di Tarso, San Paolo, è stato invece delegare. Poi dopo, con tutta una serie di trasformazioni teologiche, vari sostrati venuti nei vari anni, tra le cose rubati all'orfismo, perché il cristianesimo paolino ha rubato una quantità di concetti filosofici, motivo c'era, all'orfismo, perché avevano bisogno di andare a riprendere quegli archetipi che erano dentro, che sono dentro, tuttora dentro ognuno di noi, che non si possano cancellare, ma casomai si possono ingannare, tramutare. Un'opera di una sorta di magia simbolica perversa, perché io ti prendo un simbolo che la tua coscienza conosce dall'albore dei tempi e mascherarlo con concetti nuovi e violentando quell'archetipo. È il lavoro che stanno facendo oggi. Ed è per quello che io mi spendo molto su questi concetti, perché va capito in modo profondo e sincero che l'uomo non può più delegare le proprie azioni ad altri. Lo sciamanesimo insegna proprio questo. Lo sciamanesimo è: io sono un uomo, sono una donna, prendo, suono il mio sonaglio, suono il mio tamburo, faccio un fuoco, guardo le fiamme del fuoco e vado di là per capire qual è il problema di qua. Ho visto una mano alzata,
di Nicola. Al sì, quale sì, sì, no, Tommaso ha detto delle cose fondamentali. E la similitudine di certi aspetti, di certe simbologie fra la cultura orfica e il cristianesimo paolino è stata evidenziata da due grandi studiosi e ricercatori. Intanto il ricercatore contemporaneo, perché in piena attività, che è Sabato Scala, che saluto se ci ascolta, che è uno dei, secondo me, dei più grandi smascheratori del paulismo. È uno studioso veramente competente. E poi ci sono dei libri bellissimi di uno studioso degli anni 30-40, che era Vittorio Macchioro. Vittorio Macchioro ha scritto dei saggi fondamentali proprio sul rapporto fra cristianesimo e orfismo. E ora, non sono molto reperibili nelle librerie, però io invito a cercarli anche sul mercato antiquario o su qualche portale online, i saggi di Vittorio Macchioro, in particolare Paolismo e Orfismo, mi pare che il titolo sia questo, è veramente illuminante. E poi, fra l'altro, ne approfitto partendo da Nicola e poi arriviamo anche a Tommaso, perché prima sono stati citati biondi con gli occhi azzurri. E mentre ringrazio Cristina Galli per il super sticker, devo dire che la cosa ha riscosso molte domande, tra cui la domanda delle domande potrebbe essere quella che ci fa Rita. Secondo voi questi biondi con gli occhi azzurri, si parla di terrestri? E unisco anche Francesco Scala, che invece dice: c'entra qualcosa la connessione con la cultura iperborea? Ecco, quindi sì, chiedo a voi delucidazione. C'è un libro molto interessante dell'amico Roberto Pinotti intitolato Siamo extraterrestri. Perché l'ho citato? Perché lui si pone questa domanda: chi sono i terrestri? O quantomeno, come si fa a definire l'umanità terrestre? L'umanità è terrestre? Quanta parte dell'umanità è veramente di qui e quanta parte dell'umanità magari ha dei geni o parti di alcuni geni provenienti da altrove? Secondo me circa un... Ti sei chiuso il microfono, Nick. Ah, scusate. Circa il 70% dell'umanità attuale ha dei geni, qualcuno più, qualcuno meno, non del tutto di qui. Anche perché sono esistiti cicli di civiltà precedente, lo sappiamo. E sono avvenute, hanno avuto luogo tante manipolazioni genetiche precedenti. Sono molto illuminanti riguardo i saggi di Pietro Buffa, i geni manipolati di Adamo o resi umani, scritto insieme a Biglino. E Buffa parla di intervento di attori terzi, in maniera molto diplomatica, no? Per non dire altro. Attori terzi. Quindi l'umanità sarebbe stata manipolata più volte, a più riprese, da più attori terzi, neanche una volta sola. Quindi che senso ha dire i biondi con gli occhi azzurri sono terrestri o no? Certo che sono terrestri, perché sono nati qui. Ma poi attenzione, non dobbiamo demonizzare i biondi con gli occhi azzurri, non è che loro sono i cattivi. Noi prima stavamo parlando della cultura egea, della cultura mediterranea, le cui caratteristiche predominanti erano capigliatura scura, carnagione olivastra, e capigliatura nera, e caratteristiche che erano comuni agli antichi popoli illirici, alla civiltà minoica cretese, alla civiltà anatolica. Ma è vero sì che la cultura patriarcale venne portata nel Mediterraneo alla popolazione bionde, ma non per questo dobbiamo demonizzare le popolazioni bionde con occhi azzurri, assolutamente, non cadiamo in questi errori macroscopici. No, però voglio fare una precisazione, visto che si parla di solito di questi
alti, biondi, con gli occhi azzurri, che in molte culture, direi quasi in tutte le culture, a un certo punto compaiono anche come portatori di conoscenza, li troviamo soprattutto anche insieme a, associati al gruppo sanguigno RH negativo, soprattutto lo zero, probabilmente sono pre-reset. Ora, l'origine reale non si sa, molti dicono che sia oltre questo sistema, però avevano delle colonie sicuramente anche sulla Terra, sicuramente c'è anche un luogo fisico sulla Terra da cui partivano. Poi, da dove siano, anche, dipende quanto abbiamo voglia di andare indietro nel tempo, e dipende anche dove pensiamo che siano ora, perché io non darei per scontato che non ci siano più e non siano magari ai vertici di qualche organizzazione. Cito anche il nostro lavoro sull'Antartide, perché anche lì di biondi con gli occhi azzurri si è parlato. Lo stesso Nicola, quando ci ha raccontato le popolazioni, le civiltà che componevano anche Atlantide, questi quasi albini comparivano anche lì. Quindi, insomma, ce ne sono tanti, ce ne sono diversi, non è detto che siano tutti gli stessi. Infatti. Dici, Tommaso. Vai. Riguardo appunto dei biondi alti, io ho fatto una citazione proprio per inquadrare, c'è stato un periodo storico che poi ha dato anche la degenerazione poi a quello che erano gli Etruschi. E lo sottolineo questo aspetto perché l'Etrusco era gilanico, aveva il culto della donna, basti guardare le sepolture etrusche dove c'è l'uomo e la donna insieme che mangiano. I Greci erano scandalizzati per questo, Cioè, i Greci erano aberrati totalmente che la donna mangiasse con l'uomo a tavola, quindi vi lascio immaginare. Facendo un percorso all'indietro, tornando indietro a livello geografico, dove erano già passati questi soggetti che portavano il patriarcato, e molto probabilmente in Italia ci sono arrivati dopo, e in Italia poi appunto i Greci hanno memoria di questo fatto della donna che mangia insieme all'uomo. Questo per farvi capire anche i movimenti che hanno fatto i popoli, i movimenti che hanno fatto le idee che hanno creato questi popoli. Su questi biondi, io, se volete, si fa una puntata, perché le figure angeliche allo stesso Joshua, che viene rappresentato tutt'oggi in tutte le raffigurazioni, non è assolutamente medio orientale, è un biondo con gli occhi azzurri. Ora io capisco che viviamo in una società abbastanza distopica, le persone non si rendono conto di niente, però mi sembra abbastanza lampante, non che sia un genio io, ma basta guardare Malanga, Docet e Chiodono il Muro. Lo dico perché veramente abbiamo tutto sotto gli occhi. Poi c'è anche roba che è sotterrata e va scavata, però nel frattempo guardiamo quello che è già stato scavato e troviamo, per esempio, ritornando all'epoca micenea, così definita, quindi si parla molto addietro nel tempo, io ho fatto a suo tempo uno studio molto interessante che va le Ande, sulle ceramiche andine e le ceramiche micenee. Le geometrie, i disegni e anche il tipo di cottura è identico. È identico. Cioè, da Paracas alla Grecia, noi abbiamo, ad esempio, le solite anforette fatte ad anatra, con i soliti colori, con le solite proporzioni. Allora, non siamo più bambini, quindi riusciamo anche a immaginarci, lasciamo fare il CIHAZ perché non mi appartiene, però quello che voglio far capire è, guardate, cioè, è tutto sotto gli occhi, cioè, basta darsi una svegliata e i puntini, non c'è bisogno proprio di noi che si chiacchiera, si spiega le cose, perché le vedi da te, ci sono. Ci sono sempre state, tra l'altro, cose dai giganti. Guarda, Tommaso, giorni fa mi è capitato di vedere alcune foto di statuette rinvenute recentemente in Spagna, statuette della cultura di Tartesso. La cultura di Tartesso è stata la prima grande civiltà iberica
Tartesso era una città mitica, viene indicata da molti antichi autori come una colonia di Atlantide, era una città pre-fenicia che era un grande porto alle foci dell'odierno Guadalquivir che controllava l'Atlantico e il Mediterraneo. È una civiltà avvolta nella nebbia perché se n'è preservato poco. La città di Tartesso era già in rovina ai tempi dell'impero romano e ora se n'è persa completamente l'ubicazione perché è una zona di paludi, molto probabilmente sprofondata nelle paludi del delta del Guadalquivir. Ma stanno venendo fuori alla luce di nuovi scavi tante nuove testimonianze e ho visto delle statuette della cultura di Tartesso, guardate, identiche, ora mi dispiace non avere la foto sotto mano, ma identiche a quelle Maya. Le stesse facce, gli stessi volti, lo stesso stile, lo stesso tipo di ceramica, identiche a quelle Maya. Quindi mi hanno fatto notare, ah, ma allora i Maya sono arrivati in Spagna? E io ho risposto, ma siamo sicuri che non sia il contrario? Che la cultura Maya non arrivi invece dalla penisola iberica? Lascio aperta la questione. Aggiungo per vivolare che ho avuto modo di riscontrare in uno dei miei viaggi in Perù e in Bolivia, soprattutto sul lago Titicaca, dove viene parlato, ci sono due dialetti, il Quechua e l'Aymara. Entrambi i dialetti hanno delle parole con significato e pronuncia identiche al latino. Ora, già ai tempi ne parlò Peter Colosimo, fece tutta una serie di digressioni, ma io ho avuto modo di andare lì, di parlare di persona con le persone. Poi avete già parlato di Tiwanaku sul canale, ora non voglio rompere le tasche, perché poi veramente se non si parte per lidi infiniti e si fa le 4 di mattina, si fa una maratona di quelle incredibili, ma veramente quello che voglio far capire è che non ci è stato raccontato. E quel poco che ci è stato raccontato malissimo, infatti poi non torna, perché poi non risuona con l'animo dell'essere umano quello che è stato detto a riguardo della storia dell'umanità. E ci ritroviamo a camminare, ad esempio, in un bosco, guardare una roccia e percepire che quella roccia c'è stata messa lì per un motivo. È capitato un giorno e mezzo fa nelle Marche, in Abruzzo, scusate. Quindi, dove poi appunto si è preso una foto dall'alto e abbiamo capito che era un circolo di pietre molto simile a una piccola Stonehenge. Tra l'altro, c'è un altro posto in Bulgaria, e poi vi parlerò casomai in altre serate, dove avvengono ad esempio dei fenomeni molto particolari, e questo si ritorna al suono e anche alla geometria, perché suono e geometria vanno molto d'accordo. Vorrei citare uno studio che a suo tempo l'ho approfondito, ormai si parla di più di 12 anni fa. Era un articolo estratto da un libro di un. C'è un po' di Diego, problemi di audio. Sì, guarda, Tommaso, ti chiudo un attimo il microfono perché la tua connessione. Purtroppo la connessione piuttosto, magari Tommaso prova a uscire e rientrare e ritorno da te, Nicola. Tanto abbiamo, non l'ho voluto interrompere, ma aveva comunque concluso quello che era il suo pensiero. Nicola. No, è un mondo affascinante questo, non si finirebbe mai di fare collegamenti. L'archeologo bulgaro che ha citato Tommaso poc'anzi aveva visto giusto, a parte che lui utilizzava il metodo Schliemann, lui seguiva i miti per identificare i siti archeologici. E il mito non è una favoletta, l'abbiamo detto tante volte, il mito è verità. E seguendo i miti si arriva effettivamente a trovare i luoghi del mito, che poi i luoghi del mito vediamo che sono in fondo i luoghi della storia. Ma aveva visto giusto quando vedeva la similitudine, la compenetrazione culturale fra cultura tracia, etrusca, sarda, dacia,
perché la matrice culturale è quella. E allora non meravigliamoci se fra la cultura maya e la cultura di Tartesso vediamo lo stesso stile ceramico, la stessa rappresentazione dei volti. I popoli viaggiavano. E i Cro-Magnon, e molti mi fanno notare, si dice Cro-Magnon, no, io lo dico all'italiana, dico Cro-Magnon, cioè abbiate pazienza, perché devo pronunciare alla francese, che mi stanno pure sulle scatole francesi. Il Cro-Magnon si è sviluppato sulle coste dell'Atlantico. Ma i libri di storia, i libri di archeologia ci dicono soltanto su una sponda dell'Atlantico, ci omettono l'altra, quando invece esistono le prove della piena diffusione del Cro-Magnon anche sulla costa atlantica dell'America. Perché? Perché era l'uomo di Atlantide, veniva dal mezzo, venendo dal centro dell'Atlantico, dove è nato, dove molto probabilmente, se vogliamo tornare al discorso di prima, è stato frutto di questa ibridazione, di questa creazione da parte dei titani. Poi si è diffuso sulle coste atlantiche. Il Cro-Magnon è quella variante perfezionata del Sapiens che ha fatto fare al Sapiens un balzo di qualità incredibile, come manualità, come capacità cranica, come capacità di linguaggio, come pensiero simbolico, come tante, tante, tante altre cose. E quindi la matrice culturale è quella. La civiltà megalitica che troviamo in Europa, dalle isole britanniche fino all'Anatolia, deriva tutta dal Cro-Magnon, ce ne rendiamo conto. Ed è una civiltà comune. Cioè, avevano gli stessi strumenti, gli stessi metri di misura. Il megalitic yard corrispondeva in scala al piede minoico. Di questo io ne parlo molto nel mio saggio I Minoici in America, le memorie di una civiltà perduta, dove ripercorro tutti gli studi, tutte le ricerche che sono stati fatti a riguardo. E c'era una conoscenza comune delle stelle, dell'astronomia, una conoscenza comune della matematica, della geometria, una perfetta conoscenza delle misure della Terra, oltre che del cielo. E c'era il comune desiderio in tutte queste civiltà, la comune aspirazione, la comune volontà di specchiare il cielo sulla terra, perché erano tutte popolazioni caratterizzate da una grande conoscenza della geografia sacra. La geografia sacra è lo specchiamento del cielo sulla terra, come in alto così in basso, e questi popoli la praticavano. La praticavano perché rappresenta, lo vediamo ad Alatri, come lo vediamo in Bulgaria, sui Rodopi, lo vediamo in Grecia, lo vediamo in Anatolia, lo vediamo in Etruria. C'è un grande studioso che è Jean Richer, io spesso lo cito nei miei libri. Jean Richer è stato il più grande pioniere degli studi di geografia sacra. Questo qui è questo è stato edito dalla Rusconi negli anni 90, ma ancora si trova. Geografia sacra del mondo greco. È veramente la Bibbia per chi si occupa di geografia sacra. È un libro che dimostra veramente tanto. E poi Richer ne ha scritti tanti in francese, ma in italiano pochi sono stati tradotti. E ve ne faccio vedere un altro. Mentre lui ci fa vedere quello, poi vediamo se abbiamo risolto con Tommaso. Visto che si parla di geografia sacra, se ti va poi, Mesbet, mettici... Ah, aspetta, no, prima vediamo quello di Nicola, ecco. Questo purtroppo non è stato tradotto ancora in italiano, meriterebbe. Ora dovrei prendere contatto con gli eredi perché ci sono i diritti d'autore, ma lo pubblicherei volentieri io in italiano. È la geografia sacra nel mondo romano. È un libro in cui, con tante cartine grafici alla mano, Richer ricostruisce anche la geografia sacra etrusca. È stato un autore veramente straordinario. Abbiamo anche Cogerino in chat, mi ha scritto anche poc'anzi, vi fa i complimenti anche per la puntata. E noi ci occupiamo tanto di geografia sacra, portiamo le persone anche sul territorio. Mesbet agevola anche la locandina dell'ultimo nato in casa edizioni Facciamo Finta Che. Geografia sacra e portali dimensionali, percorsi, luoghi di potere dentro e fuori di noi. Disponibile in tutti i formati, in tutte le piattaforme e in anteprima questo sabato a Vittorio Veneto.
per tutti coloro che decideranno di essere dei nostri. Chiudo la parentesi, ma era proprio all'uopo. Tommaso, se ti va, vediamo se abbiamo risolto. Prima non ti ho voluto interrompere, era interessantissimo quanto ci stavi raccontando, ma mi sembra che ora va. Dovrebbe andare bene ora? Mi sentite? Perfetto. Allora, a riguardo della presentazione del vostro libro, titolo più azzeccato non ci poteva essere, perché vi posso garantire che nei siti megalitici avvengono degli episodi, neanche tanto sporadici, di non più percezione della realtà come la si intende normalmente, ed è dovuto dalla composizione dei minerali, delle pietre con cui vengono fatti questi circoli di pietre, e non solo circoli di pietre, perché in Bulgaria il giorno che qualcuno poi andrà o si potrebbe organizzare anche un bellissimo viaggio, vi posso garantire che si può anche dormire nei siti se ci si organizziamo bene con i camper, quello che faccio io tutti gli anni poi, proprio dormire in loco, ci si rende conto, ad esempio andando in dei semplicissimi, si possono riputare semplicissimi tumuli, ma che poi si scopre che non sono neanche delle sepolture vere e proprie, diventano dopo delle sepolture perché prima erano dei templi, accade che sono strutture atte a sviluppare degli effetti di risonanza, basta un semplicissimo battito di mani, per avere degli effetti fisiologici interessantissimi, soprattutto per creare degli stati che potrebbero essere definiti alterati di coscienza, per rompere questa barriera che è definibile come realtà a tutti gli effetti. Infatti qui terra, Bulgaria, terra orfica, e gli orfici poi hanno dato il via a quelli che poi sono stati dopo tanti millenni, poi secoli, millenni e poi secoli, a quelli che sono i bogomili. Bogomili, uomini di Dio, tradotto abbastanza bene dal bulgaro, i quali che poi hanno dato il via ai catari. Sì. E se si vuole capire in modo profondo chi erano prima i bogomili, poi dopo i catari, e poi tutta una serie anche di sviluppi culturali nell'Europa medievale, basti leggersi ad esempio anche Trovatori, si capisce i giochi d'amore, ad esempio dei Trovatori, dei racconti amorosi, sono basati su, ora non voglio deviare un'altra volta, ma sono basati anche su una percezione della realtà legata a un sentimento, ad esempio l'amore semplice nei confronti di una dama. Questo aspetto è interessante. Prego, Nicola. Guarda, non è mia abitudine interrompere, ma c'è un collegamento importante da fare. Se Mesbet potesse, se ci ascolta, potesse mandare l'immagine di un libro che ho pubblicato oggi, Il Monte di Venere, ossia Labirinto d'amore, di Alfred von Reumont. Eccolo qua. Bellissimo. Alfred von Reumont era un diplomatico tedesco e un grande studioso di mitologia dell'Ottocento. Lui è vissuto tanti anni a Firenze e questo suo studio, lui parla del Venusberg, della montagna di Venere in Turingia, in Germania, ma questo libro spazia sul culto della dea attraverso l'Italia fino ad arrivare in Grecia, nella penisola balcanica. Ci sono dei collegamenti con i Trovatori, ci sono dei collegamenti con i Mennesinger, ci sono dei collegamenti con i Catari. È un libro breve, una cinquantina di pagine, ma è una perla, è straordinaria veramente. E non lo dico perché l'ho pubblicato io, ma se l'ho pubblicato è perché mi ha lasciato entusiasta. Cioè io pubblico quello che mi piace. E questo è bello. Rende veramente l'idea di cosa sia il culto della dea. Tornando ai Trovatori, appunto, l'amor semplice per la dama, che è un qualcosa di stupendo, perché è l'amore per la dea, poi ci sarei appunto arrivato a breve. E, è interessantissimo perché è legato a doppio filo tra orfismo, orfice ed eleusini. L'amore dell'essere umano nei confronti della propria generatrice. Questi ora sono, si entra in aspetti filosofici, culturali, stupendi a mio avviso, perché ci riportano a
quando noi eravamo nel grembo di nostra madre e ascoltavamo il nostro primo vero tamburo, il cuore di nostra madre. Grande significato quello del tamburo sciamanico è proprio quello di riportarci nel grembo. Infatti il viaggio sciamanico, quando poi inizia, si entra nel cavo della terra. E chi è che ci porta lì? Il ritmo del tamburo, ed è il battito del cuore di nostra mamma. Infatti riusciamo, nel viaggio sciamanico si riesce a regredire anche poi oltre il grembo della madre, perché si può andare anche a vedere le vite precedenti, ma dopo un po' di tempo, un po' di pratica. L'aspetto interessante però è ritornare al grembo della madre, e di fatto tamburo e sonaglio nelle culture arcaiche erano un qualcosa di indispensabile per quello che era il regolatore della società. Perché c'è da capire un aspetto fondamentale dello sciamanesimo: non era tanto atto a curare la persona, ma era atto a curare gli animali della tribù. Perché se si ammalavano, la tribù non mangiava. Era atto lo sciamano a preservare i raccolti, perché se no non mangiavi. E se non mangiavi, non sopravvivevi. Non c'era la coppa, non c'era la conata. Lo faccio sempre presente perché le persone non si rendono conto molto bene di quello che vuol dire avere una vita nomade o una vita agricola, o entrambe messe insieme a seconda della stagione e del clima. Ma lo sciamanesimo nasce, ad esempio quello siberiano, è atto alla regolazione e alla purificazione delle renne. Poi ci sono anche combattimenti tra sciamani, ora questo poi non stiamo a entrare, ora ci sono riportati in vari studi etnografici dei racconti stupendi di combattimenti tra sciamani in viaggio sciamanico. Poi non è una favoletta, c'è anche ci lascia le penne, perché è un qualcosa, con Nicola se ne è parlato spesso di questa cosa, è veramente l'uomo e il cosmo, ecco, l'uomo e la creazione, l'uomo e gli elementi, e Orfeo, Orfeo mago, Orfeo sciamano, è un regolatore, è un colui che ristabilisce anche l'ordine, ristabilisce l'armonia mundi. Come? Semplicemente suonando. Non ha bisogno di altri. Di una semplicità pazzesca, talmente tanto semplice che noi oggi, con tutto il rumore in cui viviamo, non riusciamo neanche a concepirla fondamentalmente. Innanzitutto per il rumore che abbiamo dentro il cervello, che credo sia la cosa più terribile che ci possa essere, perché non ci fa neanche capire chi siamo. Ma anche il rumore, l'inquinamento acustico di per sé ci rende meno sensibili con il nostro orecchio a percepire quello che è la natura. Io spesso, quando vado nei siti megalitici, faccio le registrazioni con delle applicazioni e registro gli hertz, anche perché poi faccio tutto un lavoro sulla geometria sacra, su talismani, la radionica bidimensionale, tridimensionale, per riportare appunto gli ioni negativi a livelli accettabili all'interno delle case. E mi sono reso conto che è un lavoro che io, cioè, non ho inventato niente poi fondamentalmente, ma ho soltanto, sono diventato piccolo piccolo, ho imparato dagli antichi, dai nostri antenati, che con una semplicissima disposizione di pietre contenenti quarzo, ad esempio, riuscivano a riportarti a uno stato emotivo di guarigione. Emotivo di guarigione, voglio sottolineare questo aspetto perché è fondamentale. Guarire senza neanche aver bisogno di prendere una pianta. Cioè, te ti metti in risonanza con un luogo, poi un giorno si farà un'altra puntata perché sennò diventa veramente epocale, questa puntata qui, per le informazioni più che altro anche rilasciate per chi ci ascolta. Però la geometria sacra riesce a trasmutare, ad esempio, quelli che sono i nodi di Hartmann, a tutti gli effetti, che sono estrusioni energetiche bidimensionali sulla nostra crosta terrestre, dove esce però un'energia positiva, ioni positivi, che non fanno poi così tanto bene.
Non vi cito gli studi perché ce ne sono tantissimi, hanno costruito anche delle macchinette elettroniche per poterle misurare, quindi non si sta parlando di fantasie di qualche sfricchettonato e gli piace andare a giro e chissà cosa gli passa per il cervello, ma negli Stati Uniti ad esempio non costruiscono centrali elettriche o nucleari sopra i nodi di Hartmann, perché le centrali rendono il 30% meno. Non ci costruiscono tralicci perché c'è perdita di energia, non ci costruiscono ospedali perché ci sono troppi decessi. Cioè, quindi, insomma, la domandina facciamocela. Però chi ti dirige, chi sta proprio sopra, chi ti governa, queste cose le conosce benissimo e le adopera in un modo talmente tanto perverso e squisito che fa accapponare la pelle anche allo zio Adolfo, ecco, perché bisogna essere, avere dentro, non sei un essere umano fondamentalmente per partorire certa roba. Comunque, vabbè, mi sale la polemica, perdonatemi a riguardo, perché sono un po' la vena tappata. Vuoi per tanti motivi, dal livello storico, a livello medico anche, non sono medico, però mia moglie lo è, cura le persone con l'alimentazione, e ci si rende conto che siamo affogati da tutta una serie di informazioni false legate a un archetipo vero trasmutato in qualcosa di falso. Mi ricollego a quello che dicevo prima, perché è importante questo concetto, perché è legato anche al simbolo, è legato poi alla scrittura, cosa fondamentale, come si sviluppa la scrittura, in che matrici si sviluppa la scrittura e come si sviluppa addirittura il nostro cervello in relazione alla geometria. Questo è un aspetto molto importante, e prima stavo per citare uno studio fatto da Ariel Benun all'Università di Tel Aviv, so che non stanno tanto simpatici ormai da quelle parti, purtroppo devo confermare questo, però Ariel Benun è stata una persona, a mio avviso, molto degno, un grande ricercatore, tra le altre cose uno dei 30 cabalisti veri designati, non vi sto a spiegare come fanno a designarli perché è un po' lunga, però vivi ce ne sono soltanto 30 alla volta. Ariel Benun fece un esperimento appunto all'Università di Fisica di Tel Aviv con la cinematica, lui prese dei tessuti, li pose nel deserto dove sotto c'erano gli autoparlanti dell'università, perché lui sosteneva di poter dimostrare che l'alfabeto ebraico, in questo caso, dava la sua risposta come verità, la verità in senso geometrico, voglio sottolineare questo aspetto perché se no si entra in polemiche e diatribe, della sua autenticità e aveva mantenuto la sua originalità nei secoli, quindi agli albori dell'umanità loro. E cosa accade? Che lui si mette a pronunciare le lettere dell'alfabeto e però si accorge con stupore che metà alfabeto modificava la sabbia come se si fosse scritta la lettera ebraica in modo corretto. L'altra metà dell'alfabeto lui si accorge che non produce il simbolo per come lo conoscevano loro e per come veniva pronunciato. Quindi lui poi ci fece tutto uno studio molto interessante, sosteneva che si era persa la matrice originale di pronuncia, quindi si era perso una facoltà importantissima di poter interagire con la realtà. Pensate un po'. Infatti loro ci riescono molto bene a manipolare la realtà, se bisogna essere precisi. Soprattutto interessantissimo questo passo, anche sulla cimatica. Si collega anche al sanscrito e all'Oriente, che poi è anche collegato a quanto stiamo raccontando. Nicola. Sì. A proposito, ci terrei anche a fare una brevissima panoramica sugli studi di Gennaro D'Amato. Bravo. Un grande studioso che fra l'altro mi ha fatto conoscere proprio Tommaso. E c'è un libro fondamentale di Gennaro D'Amato, che è questo qua, L'alfabeto sacro di Adamo. Ne ho accennato vagamente anche brevemente anche in una scorsa puntata. È un libro molto complesso, ma che spiega l'origine della scrittura, l'origine anche dei numeri. E nelle scorse puntate abbiamo parlato delle piramidi di Visoko
e del fatto che siano stati trovati nei tunnel sotterranei delle piramidi e di tutta l'area di Visoko delle pietre con iscrizioni runiche molto simili a quelle rinvenute in Ungheria e in altre aree dell'Europa centrale. Ma c'è un motivo. Ora, le piramidi di Visoko sono molto antiche, abbiamo parlato della datazione che è veramente sorprendente, siamo oltre 30.000 anni fa. La civiltà di Grozel, nel sud della Francia, è databile più o meno allo stesso periodo e aveva un alfabeto, non runico, ma comunque molto interessante. Sono state trovate tavolette anche lì. Ma gli studi di Gennaro D'Amato, ora vediamo se riesco a inquadrare alcune immagini. Per esempio, lui dimostra in una maniera semplice ed esplicativa come, partendo da un quadrato, si riesca ad ottenere tutti i numeri. Posso? Sì. Vai, Tommaso. Un aspetto fondamentale di D'Amato è che lui era in possesso di conoscenze esoteriche profonde, perché non l'ha partorito così sto libro, i due libri tra le altre cose, perché scrive anche l'Atlantide lui. Un aspetto fondamentale è, se si guarda a sinistra nella pagina dove iniziano i quadratini divisi in quattro parti, che poi sono divisi in quattro triangoli, se noi gli diamo la terza dimensione diventano piramidi. Non so se rendo l'idea. Si inizia a avere poi una geometria 3D che sviluppa un'energia basata poi sullo sviluppo del numero aureo. Quindi si può. Non voglio filarmi più di tanto, ma si riesce poi ad avere anche quell'aspetto di cui parlavo prima degli studi di Ariel Benoun, degli effetti che si hanno sulla realtà se si sa pronunciare bene le lettere che costituiscano quello che potrebbe essere, Malanga ti potrebbe dire, ma non solo Malanga, la realtà olografica. Ecco, per rendere la realtà olografica tu hai bisogno di saper scrivere e vocalizzare questa matrice. Cioè, tu hai un foglio bianco che è il suono di fondo. Sul suono di fondo, tramite una giusta vocalizzazione e una giusta espressione di quelle che sono le lettere, si vanno a creare degli spazi, come lo si creano a livello geometrico. Ora, qui bisognerebbe parlarne veramente una serata intera e non basterebbe, perché se volete si può fare più avanti, non ci sono problemi, sono a disposizione al riguardo, più che volentieri, perché è un aspetto fondamentale per capire anche, ad esempio, la stanza dove sono io è di forma quadrata. Ci sono case, ad esempio, storte dove all'interno non si vive tanto bene. Ora qui si apre un argomento immenso, dentro c'è anche il Feng Shui, ma farvi capire E anche il vasto. se l'armonia che ci circonda, cioè se la struttura che ci circonda non è armoniosa, non è armonioso neanche il nostro linguaggio. Di conseguenza non è armonioso il nostro corpo, l'informazione che circola all'interno del nostro corpo è inquinata. Quindi se si conosce nel profondo, neanche poi tanto nel profondo, ma se si riesce a percepire come è costituito uno, l'essere umano che si esprime. E già, infatti, l'essere umano che cosa ha fatto? Prima ancora dello sviluppo del linguaggio, c'è stato lo sviluppo del linguaggio simbolico, che ha portato poi allo sviluppo del simbolismo, che poi è legato a sua volta alla magia. La magia non è Topolino, bravissimo, è Ho quella lì. chiesto il titolo. Ah, no, comunque è quello lì, cioè lui te lo spiega benissimo. Lasciamo stare il nome Adamo, lui l'ha messo lì qui il nome perché funzionava. E funziona tuttora tra le altre cose, quindi è un archetipo abbastanza importante. E se si va a percepire bene questi aspetti dimensionali, purtroppo quello che, ad esempio, non, questa puntata qui, se si ragionasse tutti con il solito linguaggio simbolico, potrebbe essere vista, potrebbe
tutte le parti del mondo senza dover essere sottotitolata o tradotta. Ma questo come lo si può fare? Semplice, con il simbolismo. Ed è quello che gli antichi costruttori di megaliti conoscevano. Non avevano bisogno tanto della parola, ma avevano la facoltà di potersi esprimere con volumi, spazi, geometrie che vanno a interagire con l'animo umano. Perché? Semplice. Hanno costruito quello che noi crediamo sia un mondo, un universo. Tutto è composto da minerali, anche il nostro corpo. Non voglio entrare in discorsi di fisiologia perché non è il momento, però se io prendo un'antenna di quelle che c'è ora e te la piazzo accanto a casa e ti tolgo quella che è la forza tellurica che arriva da sotto e te la sostituisco con altro, tu non sei più figlio di questa terra, ma sei figlio di quell'antenna, soprattutto della frequenza che esce da quell'antenna, che poi conosciamo tutti più o meno gli effetti che ha sulla fisiologia dell'essere umano. Come il sistema Terra, ad esempio, riesce a contrastarlo in alcuni casi, quell'effetto lì. Ci può essere la frequenza di Schumann, ci può essere la risonanza tra pianeti, c'è la risonanza tra pianeti, c'è il magma che passa sotto i nostri piedi, forze circolari, quarzi, concrezioni di vario tipo, come c'è quella sotto, non è proprio una concrezione, quella sotto la piramide di Visoko, a mio avviso è una parabola a tutti gli effetti, e ci sono gli studi che lo dimostrano, e poi anche lì, li possiamo portare questi studi, sono molto interessanti perché sono stati fatti da un ingegnere serbo russo, se non mi ricordo male, il quale è stato l'inventore del radar per vedere i sommergibili stealth. Quindi non è Pippo Pluto e Paperino, si parla di un personaggio titolato abbastanza bene, che poi appunto ha creato questa macchina che riesce a vedere sottoterra. E dove voglio arrivare poi fondamentalmente, perché almeno si dà un po' un compendio, se noi si inizia a ragionare tra di noi tramite simboli, quindi togliendo in un primo momento quella che è la vocalizzazione, perché non potrebbe essere adeguata, ma esprimendosi per simboli, e anche questo io l'ho studiato in modo molto approfondito con la pittura e con la scultura, e tuttora lo faccio con la ceramica, perché creo proprio delle geometrie, dei talismani, che vanno a interagire con alcune parti che ci sono state tolte per venire qua. Anche qui l'orfismo ci mette del suo, lo posso garantire, passando dalla rottura dell'uovo cosmico. Però ora sono veramente diventata una roba gigantesca. No, c'è materiale Sì, no, ma tanto ci siamo conosciuti anche in persona a Prato, bellissima sì. Giornata, avremo modo... Mi colpiscono infatti anche le tue creazioni. Se ti va, facci vedere la collana che hai. Questa è una. Si vede? Mm-hmm. Si vede. C'è sulla composizione la parte bassa, c'è una tripartizione in sfere, che è il punto di espressione da dove noi partiamo quando veniamo al mondo, le nostre tre parti. L'asse centrale che va a concludersi in questo caso con quella che potrebbe, si definisce ascia bipenne, legata a culto matrilineare, giranico, miceneo, ma non solo, perché anche lì bisognerebbe parlarne molto bene, perché se noi stacchiamo queste due parti e le uniamo insieme abbiamo un rombo. Lo spiega Nicola poi cos'è il rombo, vero? ci abbiamo dedicato una puntata su una serie TV la sessualità a rombo. Per ora sappiate che nelle puntate precedenti ne abbiamo parlato molto, però a Prato mi ha colpito, ho voluto sottolineare questo. Sicuramente torneremo, sicuramente c'è argomento e argomenti per maratone, per ulteriori approfondimenti. Voglio anche ringraziare Enrico Russo che ha donato un abbonamento, voglio ringraziare anche tutti gli amici che adesso magari hanno le iniziative, regalano gli abbonamenti, lasciano un libro sospeso che poi regaleremo in presenza, quindi
questo è sicuramente energia e entusiasmo che noi usiamo per poter essere insieme a voi tutte le sere. E proprio sulla definizione di magia, che altro non è che una tecnologia fondata sulla volontà, e avremo modo anche di approfondire questa volontà. Bravissimo. Come si traduce, ecco, quindi rimanete su questi schermi perché ancora tanto avremo da raccontare, sì. Da raccontarvi e da parlare, perché poi è uno scambio, noi sappiamo il punto di partenza di una chiacchierata, ma non immaginate una scaletta fitta, sappiate solo che definiamo le partenze e poi in qualche modo si canalizza, in qualche modo cerchiamo di venire un po' rapiti anche dal verbo, dalle vibrazioni. Immaginiamo, lo abbiamo detto in tante puntate, la materia, la materialità come musica solidificata, come frequenze, l'OM che ci contraddistingue sempre, lo uso anche come firma, come orpello dopo la firma, cercando di personalizzarlo alle persone che in qualche modo ci chiedono una dedica, qualcosa, un manoscritto, qualcosa di nostra mano, e anche lì in qualche modo è una telescrittura, perché la matita, la penna a contatto col foglio come se prendesse vita, e questo OM compare sempre, quindi quantomeno per quanto mi riguarda, ed è un po' per quello che poi compare in chat, per quello che abbiamo un po' annunciato, e anche queste emoticon, chi è abbonato in verde lo può usare in più forme, ma anche il semplice ascoltatore che vedete come in chat compaiano, anche le emoticon hanno inserito l'OM e noi lo usiamo perché rappresenta un po' il tutto, quel in principio era il verbo, no? È fondamentale. Nicola. No, la puntata di stasera è stata particolare perché abbiamo lanciato tanti input, tanti spunti di riflessione. Io ringrazio veramente Tommaso per aver introdotto l'argomento, perché qui ci sarebbe veramente materiale per diverse serate. Ma d'altronde lo scopo del Sentiero di Atlantide vuole essere proprio quello di lanciare input, spunti di riflessione, per poi anche approfondire, giustamente, anche perché non si può esaurire tutto in una puntata e non si può esaurire tutto in un'ora e mezza, e non si finisce mai di cercare di scavare dentro noi stessi e in ciò che ci circonda, perché noi siamo parte integrante del macrocosmo, siamo parte integrante dell'universo, abbiamo un universo dentro di noi. E noi siamo lo specchio del mondo, come ha detto giustamente Tommaso prima, rifacendosi alle cosiddette laminette orfiche, che poi erano comuni a tanti culti iniziatici. L'essere umano è figlio della terra, ma anche del cielo stellato. E qui io do una mia personale interpretazione a quel gesto che è molto presente in certi dipinti di Leonardo. Fateci caso. Bellissimo. Nicola, direi che hai dato una degna conclusione. Io vorrei, prima del saluto, sottolineare come ci sia stata una bella energia. Molti mi chiedono, ma come fai 2-3 contenuti al giorno? Perché ci divertiamo, perché ho voglia di parlare di queste cose, ho piacere insieme anche a Tommaso e Nicola. Fra l'altro una curiosità, no? È bellissimo come Tommaso abbia un figlio stupendo, con degli occhi, con una luce che è veramente fantastica, mi ha colpito il suo figliolo. Due. L'altro... L'altro non l'hai visto, è un po' più grande, fa 6 anni. Portacelo poi alla prossima conferenza, ma uno l'hai proprio chiamato Orfeo, così come sì, Nicola sì. L'ha chiamata Demetra, io Isabel, dalle di Isabel dei Cavalieri dello Zodiaco, che però era la reincarnazione della dea Atena, ognuno un po', abbiamo deciso di lasciare come lascito ai nostri figli anche un nome che possa portare qualcosa che in qualche modo ha contraddistinto il nostro cammino, no? Ognuno a suo modo, è bello, ci riflettevo prima, no? Sui figli che abbiamo, sì. Organizzeremo anche durante le conferenze un'area bimbi, perché poi hanno questa sì, luce vuole. A Prato, con le frequenze, con Borghini, con Stavio, con Giorgioni 432, io vedevo questi occhioni di Orfeo che in qualche modo
ci hanno un po' illuminati, che io appena l'ho visto faccio, ma dov'è che ci siamo già visti io te? Da dove arrivi? Io un casino, lo dico. Da dove arrivi? È proprio il caso di dire chi muore si rivede. Ho fatto una promessa a lui che non l'avrei detto, non lo posso dire. Un giorno te lo dirò a lui, probabilmente. E arriva abbastanza da lontano. Si percepisce. Ecco, allora, fra l'altro, visto che l'abbiamo citato, qualcuno me l'ha chiesto in chat, prossimo appuntamento già a Vittorio Veneto, abbiamo la locandina, vi invito anche a prenotare quanto prima, così ci aiutate con la logistica. Di nuovo Suoni di Altri Mondi, si sposa con l'argomento anche di questa sera, Matteo Giorgioni, Marco Rico De Graia, io insieme al buon Mesbet, e poi Savio e Lisa, che ormai avete imparato ad apprezzare sia dal vivo che su questo canale. La puntata anche di domani sera, proprio con Cogerino e De Graia insieme, parleremo di Terra Cava, ma parleremo anche di Geografia Sacra e Portali Dimensionali, uniremo gli ultimi due libri della nostra casa editrice, Accessi Misteriosi, collegheremo il secondo e il terzo testo, ma non mancheranno mai i riferimenti anche al primo, che tanto sta facendo parlare, anche perché sta diventando un caso editoriale. Quindi Sotto l'Antartide, che porta la prefazione di Nicola, sta veramente facendo qualcosa di importante. Quindi grazie a tutti quanti voi, anche da casa, che lo scegliete in tutte le piattaforme, lo richiedete dal vivo, e in ogni nostro appuntamento sappiate che ci saranno disponibili i libri. Quindi io partirei con il giro di saluti, conclusioni e appuntamenti, uscite editoriali e dove vi si può trovare o scrivere. Posso iniziare io? Innanzitutto voglio ringraziarvi tutti, compresi tutti i telespettatori, perché io sono onorato a parlare con voi, ve lo posso garantire. È una cosa bellissima che gli esseri umani hanno un po' dimenticato: parlare, condividere le proprie esperienze, guardarsi negli occhi, anche se c'è uno schermo, ma comunque avere la facoltà e la possibilità di mettere da parte il nostro ego e dedicarsi all'amore per ciò che sentiamo. Ecco, questi aspetti, a mio avviso, rendono l'essere umano un essere veramente umano, non il contrario. Questo ce lo insegna la storia, ce lo insegna in modo abbastanza profondo e vero. E la viviamo noi la storia, perché noi stiamo vivendo un momento storico incredibile. Ci siamo messi tutti d'accordo per essere qui in questo momento, oddio signori. Abbiamo avuto anche un gran coraggio, forse molto incoscienti, ma abbiamo avuto un gran coraggio per assistere tutti quanti a questo spettacolo che può essere sia bello che brutto allo stesso tempo, purtroppo. Ed è la commedia della vita, poi, fondamentalmente, perché la vita può essere un dramma. È una commedia al tempo stesso, dipende da dove ti siedi e da dove la guardi, se sei il protagonista oppure no, o anche una comparsa. Sta alla nostra coscienza a deciderlo. E appunto il mio ringraziamento è proprio dedicato a tutti coloro che hanno veramente una gran voglia di ascoltare. Io mi metto a disposizione con tutta la mia. Chi mi conosce, non leggo la chat, ma ci sarà qualcuno che mi conosce, mi ha già conosciuto, lo confermare, sono una persona di una grande semplicità e onestà, perché non, chiunque mi chieda qualcosa io posso, mi sono sempre messo lì a spiegare nel mio piccolo per quello che conosco e aiutare poi appunto le persone di conseguenza. E ringrazio voi per poter dare spazio appunto a queste possibilità, perché poi in realtà sono veramente possibilità infinite di poter arrivare a tantissime persone. E questa è una cosa molto importante. Il lavoro che fa Nicola, il lavoro di Gianluca, io ti seguo veramente da quando hai postato due video. Non sto scherzando. Poi via via ho fatto uno scremo di canali, non dico i canali, però ho fatto purtroppo uno scremo di canali, dove si parla, dove si dice libertà, ma poi in realtà libertà non c'è, c'è più censura lì che alla RAI. Comunque, lasciamo fare, si va per simpatia, ma il mondo è bello perché vai. Per questo voglio ringraziare tutti e spero, se i telespettatori avranno voglia di ascoltare un altro po' di
piccoli aspetti interessanti che compongono la realtà. Ecco, mi piace chiamarlo a questo modo. Quindi grazie a tutti, veramente. Grazie Tommaso. Grazie. Nicola. Sì, Tommaso tornerà sicuramente con noi nel prossimo futuro, faremo altre puntate dedicate a questi temi e approfondiremo anche l'analisi dei siti tracci, che stasera non abbiamo avuto modo di analizzare nel dettaglio, perché è un tema molto importante. Tra l'altro a Firenze abbiamo un'associazione culturale che è il Centro di Studi Eleusini Sidera Tavotto, e insieme a Tommaso e a tanti altri organizziamo spesso conferenze, facciamo tante attività, e quindi se passate da Firenze ci potete contattare, anche se non passate da Firenze ci potete contattare lo stesso, e la mail è sideratavotto@gmail.com. E volevo ricordare poi alcune uscite di questa settimana sul fronte editoriale per l'edizione Aurora Boreale. Se la regia può mandare altre due immagini oltre a quella che già abbiamo fatto vedere prima, vi devo far vedere il libro di Paolo Filonzi, che saluto, che so che ci ascolta sempre, che uscirà la prossima settimana, Dei Contro. È veramente bello, io ho fatto la prefazione, è un libro di mitologia straordinario. E poi c'è una novità di grande e stringente attualità. Abbiamo Dagoberto Bellucci con La Palestina, saggi e scritti militanti dal 2006 al 2012, in realtà fino al 2024, perché non è una semplice raccolta di saggi datati, ma è aggiornato al presente. Dagoberto Bellucci non ha bisogno di presentazioni, è una persona che sul campo vive veramente questa realtà, vive in Libano già da diversi anni, dove fa il corrispondente, e questo libro racconta veramente anche, è lo specchio anche della sua vita, è un libro molto importante, anche questo uscirà la prossima settimana. Allora ci vediamo domenica con la prossima puntata del Sentiero di Atalante. Grazie Nicola, grazie Tommaso, grazie a tutti quanti voi. Appuntamento domani, sempre qua se facciamo finta che, ore 21:30. Vi si vuole bene, se vi va lasciate like, iscrivetevi e condividete questa puntata. Grazie. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare.